Salve a tutti, oggi voglio darvi alcuni consigli teorici sul tono e semitono, sulle scale e su come ricavare l'impianto tonale dalla scala. Come ho già spiegato nelle precedenti lezioni, la scala è una successione di 8 suoni contigui che si susseguono in senso ascendente o discendente. L'ottavo suono è la ripetizione del primo posto 8 suoni più in alto. La scala può essere maggiore e minore, tutto dipende dalla disposizione dei toni e semitoni all'interno della scala stessa. Il tono è la distanza più grande che intercorre tra due tasti vicini. Il semitono è la distanza più piccola che intercorre tra due tasti vicini. Il semitono può essere diatonico e cromatico. È diatonico quando i suoni hanno nome diverso, do, re, bemolle. Cromatico quando i suoni hanno lo stesso nome, do, do diesis. L'unione di questi due, diatonico, cromatico, forma il tono, do diesis, re. La scala maggiore è costituita da 5 toni e 2 semitoni diatonici. Analizziamo ora la scala modello di Do. Allora, la tastiera, quindi la successione degli 8 suoni in questa scala, viene fissata già dal disegno della tastiera stessa, dove possiamo notare una serie di tasti bianchi partendo dal Do arrivando fino a quello alto che si susseguono. E tra il Mi e il Fa, il Si e il Do, la tastiera presenta una diversità nella sua struttura, nella sua forma. I tasti bianchi sono privi del tasto nero nel mezzo, notando facilmente il semitono diatonico. I semitoni nella scala maggiore si trovano tra il terzo, il quarto e il settimo, ottavo grado. Il primo grado, chiamato tonica, dà il nome alla scala stessa. Conservando nella memoria la successione TTS, TTTS, ossia tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, possiamo creare tutte le scale maggiori che vogliamo, senza acquistare nemmeno il libro, e ottenendo così una maggiore conoscenza della scala. In questo modo saremo noi, gli ideatori di tutte le scale, con l'unica differenza che sta nella diteggiatura. Quindi, nella successione degli 8 suoni, la disposizione dei toni è questa. Tono da Do a Re, da Re a Mi, tono, Mi, Fa, semitono, Fa, Sol, tono, Sol, La, tono, La, Si, il terzo tono, Si, Do, semitono. Quindi due toni, un semitono, tre toni e un semitono. Avendo in mente questa formula possiamo creare qualsiasi altra scala. Facciamo un esempio con il Re maggiore, ad esempio. Quindi dal Re al Mi, tono, dal Mi al Fa è un semitono, ma devo creare il tono, quindi Fa diventa diesis. Dal Fa diesis devo creare il primo semitono. Fa diesis col semitono è Sol. Dal Sol devo formare il tono, quindi Sol va a La. Dal La a Si, perché devo formare il tono, un altro tono. Dal Si non posso premere il Do naturale, ma devo alterare il Do. Quindi il Do diventa diesis, formo il tono. Dal Do diesis, l'ultimo semitono, che è la sensibile della scala, arrivo al Re. In senso discendente è la stessa cosa. Quindi con questa struttura, con questa formula più che altro, possiamo creare tutte le scale che vogliamo. Facciamo una un po' più difficile, a parole, perché alla fine sono tutte uguali nella loro difficoltà. Sol bemolle maggiore, quindi Sol bemolle maggiore, creo il tono con il La bemolle, creo il tono con il Si bemolle, creo il semitono con il Si, che in questo caso è il Do bemolle, Re bemolle, il tono, un altro tono con Mi bemolle, dal Mi bemolle un altro tono vado al Fa, e l'ultimo, che è il semitono, perché l'ultimo grado tra il settimo e l'ottavo è la sensibile, che è il settimo grado della scala maggiore. Quindi dal settimo grado alla tonica c'è la distanza di un semitono diatonico. Quindi con questa formula, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, potete creare tutte le scale. L'unica differenza sta nella diteggiatura. Dal sesto grado della scala maggiore nasce la relativa minore, quindi Do primo grado, Re secondo, Mi terzo, Fa quarto, Sol quinto, il La è
sesto grado di quella maggiore, che diventa la tonica della scala minore. Quindi la tonica dal nome alla scala, otteniamo così La minore. Le scale minori sono scale minore naturali, scale minore melodiche, scale minore armoniche. La scala minore naturale lascia invariate le caratteristiche di quella maggiore, ossia mantiene le alterazioni fisse modificando il primo grado. In questo modo lo spostamento della tonica, quindi dal Do al La, comporterà lo spostamento di tutti i toni e i semitoni. Infatti i semitoni nella scala minore naturale si trovano sul secondo e terzo e sul quinto e sesto, sia in senso ascendente che in quello discendente. La caratteristica di questa scala è che è priva della sensibile, quindi dal Sol al La non c'è una distanza di un semitono diatonico, ma di un tono. La scala minore melodica invece altera l'impianto tonale, cioè le alterazioni fisse, solo in senso ascendente. In senso discendente ritorna minore naturale. Per creare senza l'aiuto di un libro la scala minore melodica, basta tenere in mente l'impianto tonale della scala maggiore e poi aumentare di grado il sesto e il settimo suono in senso ascendente, mentre in senso discendente tutto ritorna nella disposizione della scala naturale. Avremo così in senso ascendente i semitoni tra il secondo e terzo e il settimo ottavo, in senso discendente la disposizione è sesto quinto terzo secondo. Formiamo insieme la scala minore melodica in senso ascendente, partendo da La, la tonica, tono è il Si, dal Si al Do è il semitono, dal Do al Re è un tono, dal Re al Mi è un altro tono, dal Mi al Fa è un semitono, devo creare il tono, quindi il Fa diventa diesis, dal Fa diesis al Sol è un tono, quindi il Sol è diesis, dal Sol diesis al La è la sensibile, perché dista di un semitono diatonico, in senso discendente ritorna tutto naturale e il Sol diventa appunto naturale, quindi da La a Sol è la distanza di un tono, dal Sol a Fa distanza di un tono, dal Fa al Mi, quindi il sesto quinto è un semitono, dal Mi al Re è un tono, dal Re al Do un altro tono, dal Do a Si il semitono diatonico, quindi terzo secondo, dal Si a La è il tono. Abbiamo formato in questo modo una scala minore melodica. La scala minore armonica altera l'impianto tonale, cioè le alterazioni fisse di quella maggiore, sia in senso ascendente che in senso discendente. Per creare, senza l'aiuto di un libro per le scale, una scala minore armonica, basta tenere in mente l'impianto tonale della scala maggiore e poi aumentare di grado soltanto il settimo. In questo modo otterremo anche la sensibile rispetto alla scala minore naturale. I semitoni sono disposti sul secondo e terzo, sul quinto e sesto e sul settimo ed ottavo grado. La caratteristica, la particolarità di questa scala è che tra il sesto e il settimo grado c'è una distanza di un tono e mezzo. Quindi formiamo insieme la scala minore armonica, partendo da La, che rappresenta la tonica. Da La al Si, dal Si al Do, quindi mantengo tutte le alterazioni fisse della scala Do maggiore. Dal Do dal Re vado al Mi, dal Mi vado al Fa vado al Sol, ma lo devo alterare per formare la sensibile che risolve sulla tonica. In senso discendente è la stessa cosa, quindi dal La vado a Sol diesis, Fa naturale, Mi, il Re, il Do, il Si e il La. Quindi c'è una disposizione in questa scala di tre semitoni diatonici e tra il sesto e il settimo grado c'è una distanza di tre semitoni, ossia di un tono e mezzo.
per ottenere l'impianto tonale con i bemolli, sapendo la scala, basta contare la successione dei bemolli fino a superare di 1 la tonica della scala stessa. Facciamo un esempio con il Mi bemolle maggiore, la successione dei bemolli è similare sol do fa, contiamo quindi Si, Mi, ecco, ho trovato la tonica, aggiungo la nuova nota, Si, Mi, il La, quindi il Mi bemolle ha 3 bemolli in chiave, il Si, il Mi e il La, quindi superando di 1 nella successione la tonica ottengo il numero totale delle alterazioni presenti nella scala. Il procedimento invece, quello inverso, dà la scala, cioè Si, Mi, La, quindi conto la successione dei bemolli, quindi avendo quindi il numero dei bemolli in chiave per sapere la scala, basta prendere il penultimo bemolle che rappresenta la tonica della scala stessa. Quindi avendo i 3 bemolli Si, Mi e La, il Mi, che è il penultimo, rappresenta la tonica. Quindi con 3 bemolli in chiave abbiamo la scala di Mi bemolle maggiore. Per ottenere l'impianto tonale con i diesis, sapendo la scala, basta contare la successione dei diesis fino ad arrivare alla sensibile della scala stessa. Esempio, La maggiore. La sensibile di La maggiore è Sol diesis. Contiamo la successione dei diesis fino a raggiungere il Sol diesis, che rappresenta la sensibile. Quindi la successione dei diesis è Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Conto fino ad arrivare alla sensibile di La maggiore, Fa, Do, Sol. Quindi le alterazioni nella scala di La maggiore sono 3, il Fa, il Do e il Sol. Il procedimento inverso invece dà la scala, quindi per sapere, avendo le alterazioni di che tipo di scala si tratta, conto la successione Fa, Do, Sol più 1 e ottengo la tonica della scala. La tonica rappresenta il nome della scala, quindi con 3 diesis in chiave ho la scala di La maggiore. Con questo vi saluto e arrivederci alla prossima lezione.